Mi chiamo Michela Zalunardo, sono un'illustratrice e vengo da Castelfranco Veneto. Mi è piaciuto partecipare a Sprints perché è stata un'occasione anche per mettermi in gioco e mi è piaciuto molto riuscire a essere utile facendo il mio lavoro, che penso che sia una cosa molto bella, insomma, da riuscire a fare. E poi mi è stato utile a livello professionale perché comunque anche il confronto con gli altri artisti è stato prezioso. Il mio rapporto col cambiamento climatico, cioè a volte mi sento un po' paralizzata, nel senso che mi sento impotente perché è talmente complesso e grande il tema che mi viene da dire: ma cosa posso fare io per cambiare le cose? Però eventi anche come questo del TEDx sono utili a far cambiare il punto di vista e a dire: ok, possiamo anche fare nel nostro piccolo qualcosa, e quindi c'è una visione un po' più positiva del tema. Quindi, con la mia opera appunto ho voluto dare uno sguardo ironico e positivo su questo tema. Semplicemente ho disegnato dei personaggi che visivamente hanno delle somiglianze tra come sono fatti e le loro azioni che vanno a compiere, che sono azioni positive nei confronti del cambiamento climatico. Mi interessava fossero persone ordinarie, comuni, quindi che tutti si potessero un po' rispecchiare in questa cosa. Una parola solo: fattibilità, perché mi piace proprio il concetto, cioè che se vuole far passare con questo evento che il cambiamento anche nel nostro piccolo è fattibile.